cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio. Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui. Bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza. Momenti di speranza. Momenti e momenti d'amore. E di gioia. 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 Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma... Eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però. E c'è sempre un Marco. Luisa, tu eri la donna giusta per me. Mi sei sempre piaciuta, credimi. Una Marta? Canta, amore, canta. Ma che canto? Una public relation? I rami secchi vanno potati. Zac, zac. Ah, zac, zac. Un ingegnere? Oh, no, no. Una moglie dell'ingegnere? Un amico di lui? L'avremmo fatti 100 metri. Beh, sì. E allora fermati, tu vai di fretta. Un amico di lei. Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone... Ancora una volta prima di lasciarci. Ancora una volta prima di lasciarci. Ma poi, perché lasciarci? Storia moderna, una storia di oggi, una storia vera, nella quale quanti di noi si ritroveranno? Ancora una volta, prima di lasciarci.